Eccoci qua con pokerstrategy.com, il vostro coach SalsaBB vi parlerà oggi di un'altra mossa particolare, molto usata nel Texas Hold'em, la 3-bet. 3-bet, che non vuol dire rilanciare tre volte l'importo del vostro avversario, ma vuol dire semplicemente rilanciare dopo un raise, quindi dopo che c'è già stato un rilancio. Se per esempio il vostro avversario rilancia a 3, voi potete rilanciare a 9 e si chiama 3-bet, ma non è perché è 3 volte l'importo dell'avversario, quindi 3 per 3 è 9. Potevate rilanciare a 10 o a 11 o a 8, si sarebbe chiamata in ogni caso 3-bet. Andiamo a vedere un po' di mani di esempio per capire quando, come e perché fare questa 3-bet. Ecco una tipica situazione di un tavolo 9 max dove foldano tutti gli avversari fino al bottone che rilancia ed esegue un classico blind steal, quindi un classico furto dei bui. Noi abbiamo una mano molto forte, vogliamo difendere sicuramente il nostro buio e lo possiamo fare tranquillamente rilanciando. Qui rilanciamo la nostra mano perché è fortissima, è avanti al range dell'avversario, possiamo farlo foldare sia pre-flop che poi al flop, avendo noi comunque una mano molto ma molto forte. Dopo asso asso e KK, insomma, dama dama è la mano più forte di questo gioco. Lui ci chiama, esce un flop a carte basse, noi puntiamo e l'avversario folda, mano sicuramente standard. Altro esempio di 3-bet, un avversario apre, qui l'avversario apre la posizione iniziale, quindi ha molto probabilmente, anzi una mano forte, proprio perché apre dalle prime posizioni, ma noi abbiamo una mano fortissima, KK, e decidiamo di rilanciare. E l'avversario fa call. L'importo del rilancio qua, come vedete, non è tre volte che rilancia il nostro avversario, che ha rilanciato 6, ma è un po' di più. È un po' di più perché valutavamo che l'avversario potesse chiamare anche un rilancio più grosso. E quindi ci conviene fare un po' di più. Per assurdo, se l'avversario chiamasse spesso il nostro all-in, ci converrebbe addirittura andare all-in, visto che abbiamo una mano così forte. L'avversario fa check, tre carte basse, noi puntiamo. Questa volta riceviamo il call dell'avversario. Il board si coordina ancora, questo 7 non è una buona carta per noi, decidiamo comunque di continuare a puntare e l'avversario folda.